Per me creare musica è tutto, la composizione per me è il mezzo con il quale racconto i miei sentimenti, racconto delle storie, racconto il mio vissuto e cerco anche di trasmettere tutte queste immagini agli altri. Poi, essendo musica strumentale, ogni persona rivive liberamente, diciamo, queste immagini. Ovviamente il pianoforte poi suscita ad ognuno di noi diversi tipi di emozioni molto personali. E risveglia in ognuno di noi dei ricordi diversi anche. Diciamo che il pianoforte già di per sé incute un po' di terrore, lo vedi grande, nero, diciamo ha proprio una fisicità anche, no? Che incute un po' di terrore. In realtà è uno strumento che oltre a quei tasti bianco e neri ha all'interno milioni, milioni di colori, milioni di possibilità. E ho cercato attraverso la mia musica di creare un mix tra moderno e comunque uno stile un po' più, diciamo, classico. Non faccio musica classica, l'ho sempre detto. La mia musica è una musica che spazia tra diversi generi e nei precedenti lavori, sia in Giocando con i Bottoni che in Room 2401, ho cercato di trovare una chiave romantica anche diciamo, di dare uno stile romantico al pianoforte. Per quanto riguarda invece i prossimi lavori, probabilmente sperimenterò anche con altre sonorità, con altri stili, con altri generi. Il pianoforte ha tante possibilità, svariate possibilità, milioni di. Non dobbiamo chiuderci, diciamo, solo in un genere, no? Questo in generale in tutte le cose. Dobbiamo essere pronti al cambiamento e pronti anche al miglioramento, a mettersi in gioco. Room è nato. Spesso io non ho il pianoforte quando viaggio nei miei viaggi, e quindi mi annoto tutto, come spesso sarà strano, ma spesso uso il telefono, il cellulare. Per annotarmi delle melodie, perché io sento musica sempre nella mia testa, sento sempre musica e ho sempre la necessità di comunque di scrivere, di raccontarmi. E quando non ho con me il pianoforte, utilizzo altri mezzi, possono essere anche le semplici parole, quindi immagino delle cose e scrivo proprio con le parole quell'immagine, la fermo. Room 2401 nasce in una stanza d'albergo a Chicago. È proprio la stanza 2401 e sembrerà strano perché c'è cioè, una stanza d'albergo, uno pensa a una stanza settica, no? Una stanza magari un po' più triste, non sei a casa. Invece lì è scattato qualcosa dentro di me perché è cominciata una riflessione personale, un po' come diciamo ci sta accadendo in questo momento in cui siamo tutti, no? Chiusi nelle nostre case, siamo in delle stanze. Ho usato, diciamo, il tempo che avevo a disposizione in quel momento per cercare, ricercare dentro di me e aprirmi anche agli altri. Giocando con i Bottoni era il primo album e l'avevo scritto in un periodo diverso, conteneva anche pezzi che avevo scritto a 15 anni, quindi parlava più della mia infanzia e della mia, tra virgolette, giovinezza. Room 2401 parla di una stanza un po' più matura, che non è solo un luogo fisico, ma è anche un luogo spirituale. Ognuno di noi ha una stanza nella quale si ritrova con i propri sogni, le proprie paure, ma anche speranze. E quindi ho cercato attraverso, in questo album, in Room 2401, di parlare di questo, dei punti di forza, ma anche dei punti di fragilità di una persona. Ed è caratterizzato da 14 tracce. Ho inserito anche tre bonus track, Get Lucky, che mi sono divertita a riarrangiare in una versione per piano, Piccola Luce, che era presente nel mio primo album, ma che ho riproposto con il violoncello. E poi, vabbè, all'interno del disco troviamo anche The Departure, che è questa collaborazione con il maestro Michael Nyman, premio Oscar per lezioni di piano, ed è stata una bellissima, diciamo, collaborazione Vi questa. ringrazio. Ringrazio di avermi seguito in questa avventura, ho sentito il vostro affetto, la vostra vicinanza e questo per me è stato fondamentale perché non mi sono sentita sola, nonostante fossi a migliaia di chilometri di distanza.
Sì, l'esperienza in Cina è stata bellissima, ho fatto quattro tour tutti sold out, non mi sarei mai aspettata questo riconoscimento da parte della Cina. Ho trovato persone, come avete visto anche voi nelle foto, veramente calorose, piene d'affetto, generose, con tanti punti molto di vicinanza con noi, con il nostro popolo. C'è un amore per la famiglia, per l'ospitalità, la condivisione, per esempio, del cibo che per loro è fondamentale, come per noi, no? Cioè, nel senso, la cucina per noi è uno degli elementi fondamentali della nostra cultura, anche per loro è così. Io ho trovato persone incredibili, tante famiglie a teatro, bambini, tutti veramente appassionati di pianoforte, ma anche appunto di questo genere che non è musica classica, è un genere un po' folle, un po' un mix. Quindi sì, è stata una bella. Sarei dovuta tornare ad aprile in Cina. Purtroppo la situazione, appunto, la conosciamo, è questa e abbiamo rimandato il tour. Che mi ha sorpreso di più, sai, loro sono un po' timidi, diciamo, come gli orientali in generale, non ti fanno dei complimenti diretti, piuttosto si abbracciano, che è una cosa secondo me bellissima. Almeno in Cina, in Giappone è diverso, il contatto fisico non è consentito, diciamo. In Cina le persone, magari ovviamente anche per problemi linguistici, ti dicono grazie e ti abbracciano, che secondo me è la cosa più bella, perché dentro un abbraccio ci sono già le parole più belle, no? Alla fine, penso sia più la cosa che più mi ha sorpreso, un gesto così spontaneo e così bello, alla fine. Cioè, come se fossimo amici, no? È una cosa strana, ma bellissima. Sto lavorando a dei nuovi pezzi che appunto sono previsti per un nuovo album, un nuovo progetto, sempre con Sony nel 2020. Non sappiamo quando perché siamo tutti in questa situazione, quindi viviamo giorno per giorno, però entro il 2020 ci dovrebbe essere un nuovo album al quale io sto già lavorando, stavo già lavorando. E inoltre ci sarà un nuovo tour in Cina, che questo tour di aprile è stato spostato probabilmente nell'autunno, quando la situazione sarà più tranquilla. Il 20 marzo avrei dovuto suonare alla Palazzina Liberty a Milano, avrei dovuto fare un concerto, così come tanti altri concerti che in questo momento sono stati posticipati, ma non annullati. Quindi quello che ti posso dire è che non sto mollando come tutti noi, sto continuando a lavorare anche se appunto da casa in una maniera diversa. Partirà diciamo da domani una mia iniziativa direttamente da Instagram, che poi sarà anche su YouTube, dentro la stanza 2401, che sarà una iniziativa che ho deciso di fare, te la dico in anteprima, dalle 7:30 di sera alle 8 di sera, io farò un piccolo streaming per sentirmi più vicina a tutte le persone che mi seguono, anche alle persone che non mi seguono ma che sono in questo momento in difficoltà, perché la musica in questo momento deve aiutare, l'arte in generale deve dare una mano. E deve dare un sostegno alle persone e quindi mi piacerebbe insomma poter dare il mio contributo e dare una mano in questo senso. Quindi aspetto tutti da domani dalle 7:30 alle 8 sul mio canale Instagram che è Real Giulia Mazzoni, dove faremo appunto un po' di musica, parleremo un po', ci confronteremo per una mezz'oretta. Certo. Di tornare ad Ascoli perché insomma, è un posto meraviglioso, quindi mi piacerebbe, insomma. Saluto tutti gli amici che ci seguono, che sono stati con noi oggi, appunto hanno seguito questa intervista e spero di vedervi tutti e di abbracciarvi come ho fatto con gli amici cinesi, uno per uno. Mi raccomando, non mollate in questo momento difficile. Supereremo tutto perché noi siamo italiani e abbiamo sempre avuto la forza di rimboccarci le maniche e di superare momenti difficili. Ciao.